La chiamavano carosina ispirata a un fatto che mi è successo quando andavo in prima media, dove sono stata vittima di bullismo. Cioè, i miei compagni mi hanno preso pesantemente in giro per tutti gli anni delle medie, chiamandomi carota o carosina, e non più figlia, solo perché mi ero tagliata i capelli molto corti e un bambino, guardandomi, mi disse sempre una carota. Avevo i capelli più o meno come adesso, forse un po' più corti, non so cosa, perché gli fosse venuta questa cosa, poteva essere una frase di un momento, invece è diventata una condanna aiuta. E quindi l'ho raccontata, però l'ho ambientata in una quarta elementare, ho cambiato il mio nome, ho cambiato le situazioni, tutto diverso, ma l'episodio e il tipo di emozione che vive la protagonista sono quelle che ho vissuto anche io.